tutti amici scacchisti, bentornati sul canale di Gambito Club. Abbiamo ancora qui ospite il grande maestro Sergio Marotti, primo grande maestro italiano. Bentornato Sergio. Grazie e tanti saluti a tutti quelli che ci seguono. Abbiamo avuto un grande riscontro di pubblico, tante parole di affetto verso Sergio. Sergio, vuol dire qualcosa in proposito? Sì, volevo dire che sono molto contento di tutti quelli che guardano questo sito perché veramente ho ricevuto molti complimenti e sono contento di poter mostrare le mie partite una volta tanto veramente ben commentate da me. Sì, poi tra l'altro io penso che è un patrimonio scacchistico questo italiano di livello internazionale che le persone devono conoscere. È un po' una nostra missione, una mia missione personale in realtà, quello di far conoscere Sergio alle nuove generazioni e far conoscere il modo in cui si giocava anche gli scacchi negli anni dove non vi erano computer, dove si giocava anche dal punto di vista psicologico. Erano anni molto belli, molto combattuti e le partite ovviamente avevano un altro livello, secondo me, secondo il mio modesto parere. Adesso si gioca solo di teoria, si fanno 20 mosse teoriche, non si guarda più con le combinazioni, si cerca di non perdere, si gioca tutti abbottonati Esatto. senza dare adito a posizioni complicate, insomma si gioca con la paura e questo non mi piace. Questo è un commento molto importante del nostro Sergio. Che partita ci vuoi presentare oggi, Oggi Sergio? presento quella con Benko, il grande maestro Benko, mi sembra che era ungherese, è andato negli Stati Uniti e ci tengo a presentare questa partita che è stata giocata a Venezia tanti anni fa, e perché Benko è un giocatore che sinceramente, scusate il termine, ma mi è sempre stato antipatico, perché è un grande presuntuoso, si dava un sacco di aria. Quando ci ho giocato veramente con cattiveria e il risultato infatti è stato abbastanza cattivo per lui. Aggressivo, vedi Sì, molto questo? aggressivo sono Bene, bene, ci piace questa cosa, quindi andiamo a vedere subito la partita. Allora, tu sei il bianco, stato. Io sono il Sergio, bianco e gli ho fatto il gambetto siciliano, quello che usavo a quei tempi. chi Benko inizia male finisce in questo caso, Sì. quindi E4, C5, B4, eccolo Sì, qui, il l'ho usato gambetto molto e ci ho siciliano. vinto un sacco di partite, anche con giocatori bravi. Poi chiaramente i computer me l'hanno quasi demolito, quindi Tu l'ho consigli lasciato comunque di perdere. giocare un gambetto in generale Ma in questo sì, caso? se uno gioca per divertirsi, sicuramente. Quelli che giocano per la pagnotta, cioè i professionisti che giocano in torneo, non faranno mai. Chiaramente. Beh, questa è un'altra sfumatura importante del gioco degli scacchi, ragazzi, voi che ci seguite. Allora, il Benko ha accettato, quindi C per B4, Oh, devo D4. dire una cosa, che Sì. sinceramente se dopo B4 a volte mi hanno giocato B6 mi ha dato più fastidio, perché diventa una partita molto moderata e non c'è più la possibilità di attaccare come nell'accettazione del gambetto. Sì, è una variante più solida Sì, è questa una per il variante più Nero. solida per il nero, sì. Che Assolutamente, certo. Tra l'altro l'idea è pure di giocare a fiere è B7, no? B7, si può Quindi fare i pezzi, certo. insomma è molto fastidiosa questa linea, Sì. sicuramente. Invece accettare il gambetto apre la strada a Sergio e alle sue incredibili innovazioni tattiche. Diciamo da sfogo alla fantasia, eh? Esatto. E all'aggressività in Sì, questo anche caso contro aggressività. Benko. Quindi D4, D5. Questa è una reazione al centro classica, quella Sì. No, di attaccare subito con questa spinta di pedone. Tu qui non hai deciso di cambiare, hai spinto il dunque la pedone. teoria qui consiglia di cambiare in D5, Ah, però a ok. me non piace perché c'è troppo gioco a parte del nero e quindi ho preferito spingere in D5. Io Quindi preferisco giocare la variante con la spinta in D5. giocare con un centro un po' più Centro, chiuso e sì. attaccare Sì, magari sul lato. Perfetto. Quindi principi per generali degli attaccare sul scacchi. lato di re, Certo. Alfiere in F5, quindi si sviluppa classicamente no? Sì, la mossa normale. mossa normale di sviluppo. A3, questa è un'altra mossa classica del Sì, gambetto siciliano. perché non si può lasciare il pedone in B4, bisogna eliminarlo, Eh sì. altrimenti Perfetto. non si possono sviluppare i Cavallo C6, quindi Nero continua le sue mosse di pezzi. Sì. sviluppo. E qui tu decidi di cambiare e giocare ovviamente cavallo A3, importante perché chiaramente ci sono degli attacchi sulla casa in C2 in questo caso. E qui ha fatto una mossa a 6 Per impedire fiabi 5 scacco. per impedire alfiere B5. Per esempio, qui era plausibile una mossa come torre C8 che attaccava nu nuovamente il punto in C2, Sì, fiabi però 5 c'era alfiere scacco. B5 scacco e quindi in qualche modo doveva tornare indietro Sì. con i pezzi, no? Perché o giocava cavallo in C6 o addirittura
Pieni di partire. 7, probabilmente donna N2, poi cavallo F3 N2, quindi l'idea è giocare cavallo F3 e poi arrocco corto. Il bianco ha e molto sviluppo in sì, questa molto posizione. sviluppo. Comunque è abbastanza pericoloso per il bianco anche questa. Ok, però si può giocare, Però si può insomma. giocare, sì. Quello era il concetto. Poi a Quindi quei tempi non c'avevo paura di nessuno, quindi. ragazzi, non bisogna avere paura di nessuno e paura di No. giocare un gambetto. Come diceva il mio maestro russo a Firenze, gli scacchi hanno una parte psicologica, nel senso che se hai paura del tuo avversario, parti battuto subito. Vedete ragazzi come torna la psicologia negli scacchi, comunque sia è un fattore sicuramente importante quando giochiamo. Perfetto, allora andiamo avanti con la partita, quindi C3 mossa standard che va Sì. a, diciamo, a unire la struttura pedonale, cavallo C6, cavallo E2, questa è una mossa molto Cavallo interessante. E2 che preferisco giocare, cavallo E2, cavallo G3, H4 per cercare appunto di attaccare sul lato di re. Quindi ecco, l'idea è essenzialmente questa qui, ecco. Come vedete, deve notare sulle frecce. Allora lui gioca E6, ovviamente si sviluppano i pezzi, cavallo G3, alfiere G6, H4, queste sono mosse standard. H5. Qui H5 di solito si può giocare anche Anche A6, no? H6 è peggiore però, perché dopo H5 il bianco prende più spazio. Eh sì, effettivamente è vero. Poi in alcune varianti adesso c'è anche lo spazio di giocare Se la sposta la donna torre. c'è pure torre H4 e torre G4. Esatto, quindi insomma inizia a essere più. H5 invece sembra Una mossa essere una normale. mossa giusta, ecco, Sì. qui alfiere D3, qui ho deciso di cambiare Sì. questi due alfieri. Chiaramente di solito l'alfiere campochiaro in questa posizione del bianco è il pezzo più forte. Importante, però l'alfiere va sviluppato in E2 non mi piace. N2 effettivamente era un po' passivo, è vero che va ad attaccare Sì, il ma gioca punto alfiere in H5, 7. ma è vero che il nero gli dà controgioco perché può Sì. attaccare il punto in H4, quindi è meglio a questo punto cambiare un difensore del nero e continuare l'attacco. Alfiere per D3, donna per D3, alfiere 7, si sviluppano i pezzi. Qui una mossa molto forte, a me è piaciuto tanto. Alfiere G5, Certo. perché mi piace l'idea di sviluppare un pezzo difendendosi, perché il punto H4 è in presa in questo caso da due pezzi e tu con alfiere Lo G5. scopo è di togliere l'alfiere di casa nera e del nero e poi giocare cavallo Perché B5, ricordiamo che l'alfiere Camposcuro è il pezzo più forte in no? Sì. questa cosa, in questa, diciamo, struttura pedonale, no? Sulle case bianche, da F7, E6 e D5. Lui qui non può cambiare, perché dopo i vari cambi, se accettasse il pedone, c'è cavallo B5. Che crea dei E a pericoli. questo punto sulle case scure c'è una groviera, no? Sì. Quindi riesce ad entrare. Bello, veramente molto bello. Infatti lui non ha preso e ha giocato la mossa B5. Ok, qui possiamo proseguire. Tu hai giocato F4, diciamo, F4. l'idea è proprio quello di Se aprirlo gioco F6 faccio letteralmente. donna G6 Su scacco, F6 donna G6 no? Poi scacco. cavallo per H5. D7, poi c'è cavallo per H5, anche donna Anche per donna per G7, G7. no? Quindi qui si guadagna proprio con materiale, qualità. Sì. Quindi grande vantaggio. Quindi su F4 lui gioca G6, si consolida. Vero. Erano anche i tempi della struttura, delle strutture più solide. Lui mi Sì, sembra che ha giocato molto solido in questa molto solito, posizione. sì. Io ho roccato. Arrocco corto, cavallo H6, quindi ha sviluppato i pezzi e tu ricicli il tuo cavallo in C2. Mossa Sì. abbastanza logica, anche perché il cavallo spesso magari lo puoi anche riciclare in E3 e poi vediamo in F5. Lui decide di cambiare a questo punto Secondo me l'alfiere. non è giusta questa mossa perché apre la colonna. In qualunque caso, anche se lui può cercare di bloccarlo, un cavallo F5. Parliamo della colonna F. La colonna F rimane. Sì, qui però è anche vero che lui non è che ha molte mosse qui. Sì, Forse no, può giocare un cavallo G4, no. un Beh, cavallo cavallo. G4 mi sembra più uso di più perché se gioca cavallo E3 me lo cambia. Cavallo È vero. G4 dà un po' fastidio. Questa sembra una mossa Sì. veramente fastidiosa, anche perché insomma va a controllare tre case Anche perché del lato non bianco. sono tante mosse interessanti. È vero. Quindi questa era sicuramente una mossa che Sì. dava fastidio. Invece l'alfiere per G5 tu eri molto felice qui perché ha Sì. detto adesso lo apro come una cozza, Cavallo quindi butto tutti i F5. pezzi addosso. Cavallo in F5 e cavallo per F5, qui hai cambiato E subito qui creando delle debolezze. l'idea principale qui adesso è di sacrificare il mio cavallo in F5 e aprire la colonna. Questa è la manovra di Sergio, quindi lui qui ha già pensato Sì. di sacrificare il cavallo in F5 per attaccare il re. Quindi vedete comunque le idee che ci sono dietro la scacchiera, ovviamente qui si parla di idee pure, non di analisi al computer e non di altro.
qui sono la mente del giocatore che il talento del giocatore. Io mi sembra che ho giocato cavallo E3 apposta per Sì, sacrificare. cavallo E3, Cavallo E7 è giusto. cavallo E7 giustamente si va a E qui difendere. lui ha sbagliato in questo senso, doveva mantenere il cavallo in E7 e non farmi sacrificare in F5. Io avrei cercato di attaccare il pedone A in qualche maniera e forse giocare cavallo G2 e cavallo F4. Però non era neanche male questa Sì, ma manovra. cavallo G2 mi fa cavallo G6, quindi. Già, è vero, anche quello è vero. Quindi insomma, vabbè, lui comunque ha giocato re F8 Sì, innanzitutto. F8. Però tu comunque hai giocato donna B1, questa è una manovra molto forte. La donna effettivamente in D3 non ha Non è molto fuori spazio. gioco, quindi deve andare in B4. Donna B4 ha controllo delle case scure, Sì. perché ricordiamo tutti qui, la debolezza del nero sono le case scure, non ha più il suo alfiere. E quindi Sergio ovviamente posiziona la sua regina, in questo caso gli alfieri non ci sono più, quindi l'unico pezzo che controlla le diagonali è la regina, Qui ha quindi fatto re G7, mi sembra. E Re G7, donna B4. Vedete adesso la qui donna. secondo me è l'errore principale, che lui doveva mantenere il cavallo in E7. Quindi secondo Sergio il cavallo in E7 era un ottimo difensore in Sì. questa posizione. L'unica cosa che c'è è mantenere il cavallo in E7, però che la donna deve stare a difesa di E7. Io ho tempo di fare torre A5 e torre Infatti, per esempio, adesso qui una mossa, diciamo, di donna che A1. Torre mantiene, A5, ecco, diciamo, dopo torre poi torre A1. A5, qui torre Però non è A1. chiaro che poi c'è donna B7, quindi. Vabbè, però c'hai Sì, comunque un comunque forte donna attacco, 3. Lui mette a torre in C8, attacca in C3, non è molto chiaro così. Però evita il sacrificio in F5. eh. Certo, assolutamente. E quindi andiamo a vedere com'è andata la partita, perché è molto bella adesso. Cavallo in G6, tu torri A2, una mossa questa molto bella, perché sì, diciamo Sergio può Il decidere. doppio scopo di attaccare prima a 6 di fare torre F2 per attaccare F5. Esatto, sì, Sergio può decidere di raddoppiare sulla colonna F, o viceversa di raddoppiare sulla colonna A. Quindi ha un duplice scopo, una mossa molto bella Qui ha concettualmente. fatto una mossa che secondo me è un grave errore, donna B6, Donna B6. perché dopo torre F2, torre Sì, AF2, così è andata la non può partita. No, impedire, non può fare cavallo E7 e impedire il sacrificio in F5. cavallo E7 non lo può fare, ricordiamo, perché è in presa, quindi non si può più difendere il punto in F5, quindi qui arriva il sacrificio di Sergio, sta per arrivare nell'aria. Lui ha fatto torre A7, una mossa un po'... Non sa di Sì, niente. difende F7, però Prende F7 insomma... da sacrificio, però io lo faccio lo stesso. Esatto, cavallo per F5, scacco, eccolo qui, Cioè, ragazzi. torre A7 aveva lo scopo di giocare poi cavallo E7, ma non gliel'ho fatta fare. No, perché cavallo E7 adesso c'è, cioè, No, torre. no. Aveva lo scopo di fare torre E7 e impedire Ah, sacrificio ok. F5, cavallo Cioè, E7. qui diciamo che La Sergio mossa faceva, dopo voleva fare cavallo E7 esatto, lui. magari faceva una mossa del passo, dopo cavallo E7 il nero si è Sì. difeso. Chiaramente Sergio questo non l'ha permesso. E quindi cavallo per F5, sacrificio di pezzo. E per Torre prende. F5. E adesso in realtà qui non, cioè, sembra che non, il compenso bisogna ancora costruirlo, ma l'attacco è devastante adesso. Torre C8 ha fatto. Torre C8 porta in gioco l'ultimo pezzo, Sì. Benko, e qui torre F6. Vedete, adesso questa torre in F6 è un avamposto molto forte. Torre C6, mossa Torre unica. C6 unica. Qui c'è G4, la mossa più importante. G4, mossa fortissima. Perché Perché? praticamente attacca sul re, spinge tutti i pedoni sul re. Qui è vero che Sergio ha un pezzo in meno, ma vedete che adesso questi pedoni iniziano ad essere molto forti contro il re avversario e inizieranno ad attaccare il cavallo, che non ha molte case. Lui qui ha mangiato, ma non ha molte altre mosse, e tu adesso hai giocato H5. E possiamo notare bene adesso la forza di questi pedoni sulla quinta traversa che attaccano il re insieme ai pezzi pesanti. Beh, lui qui ha giocato a 5. Ok, una mossa, Vabbè, diciamo, attacca la donna. attacca la donna, tu giochi, però effettivamente Donna B1 e qui ha fatto cavallo per E5. la donna B1 è forte, perché minacci comunque di mangiare adesso il pezzo in G6. Sì. L'unica cosa che c'è è che B4, doveva giocare subito cavallo per E5 invece di B4. B4, ma lui ha fatto cavallo per 5 subito. Sì, ma mi ha dato il modo con la donna in B1 di andare in Ah, F5. sì, certo. Se invece la donna lasciava in B4 era più problematico. Tu dici giocare subito Sì. questa? Ah, questa è una mossa interessante sicuramente. Molto complicata questa Molto variante adesso, sì. complicato, Però penso che comunque si possa giocare per... Che sì. Io potesse... avrei, con la donna però che guarda la casa F8, avrei giocato al casa di scacco,
re H7 e donna F8. Mamma mia. Mentre invece si fa re G8 invece re H7, lo scacco re H6, G6, che la donna guarda sempre a casa in F8, no? Cavallo per Molto forte. G6, torre per G6. Sì, sul cavallo per Torre G6. per G6, poi donna F8 scacco, praticamente io sono quasi matto. Sì. Questa cosa qui. Forse no. E diciamo che non è facile, però c'è un attacco sicuramente molto forte in questa posizione. Ma forse c'è un perpetuo. Invece qui era interessante pure questa, secondo RG7. me. Però così pure è Ah, sì. interessante. Così è molto forte, sembra, no? Sì. Rimane tutto bloccato e eventualmente si può anche giocare re G2 e torre H1 Sì, matto, anche reggendo così. Quindi questo è molto Sì, è forte. tutto molto complicato. Sì, Questo sarebbe complicato da infatti. 6 per giocando a 5, Ah, beh, certo. Quindi comunque non era facile la però. scelta manco No. solo. Vabbè, lui magari ha fatto A5 pensando di riuscire Voleva a... spostare la donna alla casa F8. Eh Mi ha sì. fatto mettere in B1 F5, che è stato ancora peggio. Cavallo per E5, ecco, Donna donna F5. F5, ecco, qui la donna adesso entra in gioco Cavallo F3 scacco, pesantemente. torre per F3, dove Qui questa cavallo l'avevo F3. prevista. Qui subito sacrificio senza Sì. pensarci. Qui abbiamo una torre in meno, ragazzi, quindi H6 scacco. H6, re H8, qui è tutto forzato, Sì, bello. tutto forzato. G6, perché non può G6, mangiare in F6 perché c'è mossa donna de C8 devastante. matto. Ah, ho visto che era possibile giocare anche torre per C6, cioè questa variante è anche forte, eh? Non so se Donna per l'avevi vista. C6. Cioè donna E5 F6. scacco, F6, donna B8 scacco, Ah, pure re questa c'è. H6 e donna per A7. Sì, questa è Veramente forte. molto molto complicato, anche perché poi tu qui, ecco, rientri con scacco. C'era anche Sì, questa è variante molto forte, una partita complicata, eh? complicatissimo. Però mi piace come è finita, perché è giusto, è finita con la giustizia H6 divina. G6 scacco, ricotto e G6, non può mangiare, qui è complicato non può ancora la mangiare posizione. nessuna parte che prende matto, Sì, può fare torre per F6, no? Perché no? c'è un Donna matto, no? C'è C8 donna C8 matto, vedete, matto. Non so ragazzi. se può fare F per G6, vediamo un po'. F per G6, sì, probabilmente. No, non lo so se la può fare, perché c'è C'è sempre scacco e scacco. donna e Qui scacco e donna e 5. All'incirca come è andata la partita. all'incirca come è andato in Sì, partita, no? sì. Però in partita lui ha giocato F2 scacco intermedia, Sì, F1. re in F1, ecco F per G6, torre F8 scacco, re H7, donna E5. Niente Qui matto. E qui l'unica mossa era restituire la torre in torre F6. l'unica mossa che non prende matto, ma è incredibile che un Sì, giocatore della sua forza non abbia visto. comunque non abbia Ma qui visto. secondo me lui gli era presa l'ispirazione e poi oltretutto era anche a corto di tempo. Una volta non c'era l'incremento, no? No, Quindi una volta non c'era incremento. quando era a corto di tempo si sbagliava, tutti sbagliavano. Infatti qui l'unica mossa che impedisce il matto è torre F6, quindi devi darti la torre, donna D8 mossa unica, e il nero sembra che si difende in qualche modo, però la posizione resta ancora molto complicata Resta da complicata, però giocare. qualche chance c'è ancora. Ma no, certo, cioè comunque i La pezzi cosa che mi per sorprende è che lui ha giocato la mossa peggiore. te. Ha giocato re per Incredibile. H6 che prende matto. Re per H6, incredibile. Qui c'è matto, ragazzi, eh. Infatti donna H2 scacco. Ma lui si è fatto dare proprio matto sulla Sì, re scacchiera. G5, donna F4 Donna scacco, F4 scacco. re H5, torre H8 scacco, mi ha dato una mano. Ma incredibile. Cioè Arrabbiato nero, c'era una faccia che era un programma si è proprio. fatto dare matto sulla scacchiera, eh. Veramente incredibile. È una partita pazzesca E questa. devo dire che mi è venuta l'angoscia della vita questa partita, che poi mi ha chiesto 2 ore a analizzare. Perché Col senno di poi sì, era che meglio non diceva che giocare. era vinta, a me non mi importava niente, che tante partite anche io, anche le mie erano vinte e le ho perse, quindi Fa parte del gioco fa degli parte del gioco, scacchi, certo. insomma. E quindi, insomma, questa partita con Paul Benko è rimasta un Beh, ha po'. fatto un po' il giro di tutte le Beh, riviste, immagino. quindi Insomma, lui è rimasto molto. Te ne ha promesse pure me ne ha qualcuna promesse, sì. a Ho fine detto la prossima partita. volta ci incontriamo, però per fortuna ci siamo più incontrati. Quindi sei rimasto imbattuto, Sì. anzi, hai una sua bestiolina. Bene, ragazzi, se vi è piaciuto il video, ovviamente schiacciate un like per Sergio. Andate a conoscere la storia di Sergio, guardate le sue partite perché sono meravigliose ed importantissime dal punto di vista storico italiano e anche qualitativo. Le partite che ha giocato Sergio negli anni 70, 80,
devono essere conosciute, ragazzi, quindi vi invito a farlo. Noi ce la stiamo mettendo tutta e ne porteremo altri assolutamente. Quindi, niente, Sergio, Io vogliamo salutare. ringrazio ancora i nostri appassionati e spero che continuate a seguire le mie partite e spero anche che vi piacciono come quelle che ho fatto Sicuramente, vedere. sicuramente. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Marco Ciao, un e saluto da da Sergio. Sergio. Ciao.